Continuiamo quindi con i punti successivi e votiamo anche diversi atti, quindi verranno nominati i tre scrutatori e saranno la consigliera De Chiara, il consigliere Giannone e la consigliera Biondo. Allora, al terzo punto c'è la proposta di deliberazione di iniziativa dei consiglieri Giannone, De Chiara, Tripputi, Principato e Lazzari, avente ad oggetto istituzione delle consulte del municipio di Roma 7 e approvazione del relativo regolamento, revoca della deliberazione del Consiglio Municipale numero 38 2014. E vi informo che ci sono degli emendamenti, vediamo quanti sono, uno, sette? Sono sette emendamenti. Credo che siano state fatte un paio di copie, ma io sono semplici, quindi li leggerò ogni volta. Le copie preferirei che fossero date a chi non è a conoscenza, quindi alle opposizioni. Sono lì un paio di copie. Sì, adesso leggo, sono a firma Giannone Principato. Allora, intanto iniziamo con l'illustrazione dell'atto, poi passiamo all'illustrazione degli emendamenti e votazione degli emendamenti e subito dopo alla votazione dell'atto stesso. Chi illustra l'atto? Consigliere Giannone. Sì, grazie Presidente. Allora, questa proposta di deliberazione è presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle, arriva oggi in consiglio dopo aver essere passata nelle commissioni quarta e quinta, prima singolarmente e poi con una seduta congiunta per l'espressione di parere, a cui è stato dato un'espressione di parere favorevole con alcune osservazioni condivise tra maggioranza e opposizione. È giunta qui in consiglio con un parere favorevole della direzione socioeducativa con alcune osservazioni, per cui gli emendamenti che abbiamo presentato consigliere Principato ed io sono sostanzialmente l'accoglimento delle osservazioni della direzione socioeducativa. Quindi potete leggerli molto nel testo che vi è stato fornito. Dunque, la deliberazione 38 istituiva nel 2014 istituiva sei consulte come da regolamento, istituiva sei consulte queste consulte, si diceva nella deliberazione, comunque terminavano con il termine del mandato del Presidente. Noi, entrati in questa amministrazione, abbiamo presi un po' da varie problematiche, abbiamo un po' tralasciato il discorso delle consulte per cominciare a dare uno sguardo complessivo. Comunque nel frattempo abbiamo rivisto la deliberazione e ci era sembrata comunque una deliberazione, ricordo la 38, portava in sé anche un regolamento che in qualche modo descriveva in modo molto semplice il funzionamento delle consulte. Noi abbiamo invece voluto in qualche modo articolare in modo più preciso questo regolamento, per cui oggi presentiamo questa proposta di deliberazione nella quale, oltre a istituire nuove consulte, o meglio a confermarne tre delle sei precedenti, abbiamo anche allegato così un nuovo regolamento che supera il precedente e che consta appunto di 19 articoli sui 7 del vecchio regolamento.
Dunque, intanto con questa delibera istituiamo tre consulte che sono due già operative nella scorsa consigliatura, la cosiddetta consulta per l'handicap e la consulta dei migranti, e abbiamo ritenuto importante aggiungervene anche una, istituirvene anche una terza, la consulta della scuola, proprio per le tematiche molto diciamo importanti che trattate, per i quali riteniamo sia importante avere un rapporto privilegiato con la cittadinanza, con la cittadinanza in genere. Non abbiamo invece confermato la, per il momento almeno, la consulta dei giovani e la consulta delle attività produttive, perché riteniamo che comunque sia utile comunque individuare modalità alternative e modalità insomma che prevedano comunque la partecipazione di questa fascia di cittadini, ma con forme un po' più agili. Per quanto riguarda, adesso entrerei nel merito della descrizione, anche se rapidamente, degli articoli del nuovo regolamento. Abbiamo voluto specificare un po' meglio all'interno stesso del regolamento le definizioni e la finalità che hanno le consulte. Ricordo che questo regolamento è un regolamento quadro per le consulte, che poi possono essere istituite con deliberazioni anche successive, quindi in un futuro si potrà comunque prevedere di istituirne altre. Quindi abbiamo voluto inserire la definizione e le finalità di una consulta all'interno del regolamento, proprio perché fosse in qualche modo chiaro il contesto. All'articolo 2 abbiamo inserito appunto l'istituzione, inserendo anche quindi la modalità con cui le consulte vengono istituite, e abbiamo in qualche modo diciamo anche previsto la possibilità, mantenuto la possibilità di avere naturalmente una sede dove poter riunirsi per le assemblee, ma riteniamo che sia sufficiente che questa sede sia poi richiesta di volta in volta, anche perché sono spazi comunque municipali e sappiamo che non ne abbiamo tantissimi. Per quanto riguarda l'articolo 3 abbiamo previsto un registro della consulta, un elenco quindi di tutti gli soggetti aderenti alla consulta, sia associazioni, quindi organismi, organizzazioni che ne facciano richiesta, sia gli stessi cittadini che vi partecipano. Questo registro dovrà essere tenuto dagli uffici, aggiornato dagli uffici ad ogni nuova adesione e revisionato con cadenza, riteniamo sia sufficiente, annuale, in modo che i partecipanti sia sempre noto chi vi partecipa. Quindi per una questione di trasparenza abbiamo anche diciamo, chiesto che venisse comunque pubblicato sul sito del comune, quindi il nostro sito municipale. Quindi diciamo, abbiamo anche chiesto insomma, che gli uffici mantengano questo aggiornamento, eventualmente con, ripeto, una verifica annuale, e che vada anche eventualmente a cancellare quelli che sono organismi, associazioni o cittadini che non rispondano all'aggiornamento, proprio perché crediamo che un registro possa essere utile solo se, e quindi una consulta possa essere utile solo se vi sia una partecipazione quindi attiva, anche poi per garantire l'effettiva poi rappresentatività dei partecipanti stessi all'interno della consulta e poi chiaramente in sede di votazione di deliberazioni interne ad essa. E abbiamo specificato quindi nell'articolo 4 quelli che sono per noi i requisiti di base, e abbiamo inserito secondo noi diciamo, alcuni elementi di incompatibilità chiaramente con cariche politiche, quindi per evitare commistioni pericolose abbiamo voluto comunque specificare questo requisito, e anche un requisito riguardo appunto che ha a che fare con la verifica dei carichi pendenti. Per quanto riguarda l'adesione, contrariamente a quanto veniva previsto dal vecchio regolamento, diciamo, le adesioni sono raccolte dall'ufficio competente municipale, e le associazioni
alle associazioni verrà chiesto, oltre allo statuto, anche l'atto costitutivo e una relazione delle attività svolte, questo per capire appunto il tipo di attività che sia inerente alla tipologia di consulta, e analogamente per i cittadini ai quali viene chiesto l'invio di un curriculum vitae, oltre che naturalmente una carta d'identità. Nel curriculum, e questa è anche l'osservazione che abbiamo colto dalla direzione socio-educativa, in qualche modo vi sia una specificata un qualcosa che faccia capire, no, che permetta agli uffici di valutare la rappresentatività rispetto appunto alle categorie di cittadini inerenti appunto al lavoro della consulta, tipologia di consulta. Questo per facilitare e rendere oggettivo chiaramente la modalità con cui l'ufficio può in qualche modo decidere se un cittadino può far parte o meno di una consulta, cercando di ridurre al minimo la soggettività del giudizio. Per quanto riguarda poi i componenti organi, quindi il funzionamento, abbiamo previsto in modo molto così semplice la presenza di un'assemblea come cosa diciamo ovvia e la presenza di un coordinatore. Presenza del coordinatore che in qualche modo tiene un po' le file e fa, diciamo, permette alla consulta di poter svolgere le proprie, coordinare le attività della consulta stessa, rappresenta la consulta diciamo rispetto al consiglio, rispetto agli organi istituzionali. E gli organi sono elettivi naturalmente. È previsto chiaramente anche una figura di vice coordinatore che fa le veci del coordinatore naturalmente, e abbiamo pensato proprio per che comunque così come era nel vecchio regolamento si desse la possibilità a un coordinatore di poter comunque essere rinnovato di poter fare due mandati eventualmente anche non consecutivi. Ma comunque per non più di un massimo di 6 anni, ogni carica l'abbiamo pensata a durare 3 anni, perché comunque è un tempo sufficiente per poter avviare un'attività di coordinamento, quindi far avviare la consulta per poi farne seguirne i lavori in modo consistente. Nell'articolo 8, quindi assemblea, sono specificate appunto le competenze che ha l'assemblea. Chiaramente questo sempre in accordo a quanto previsto dal nostro regolamento municipale naturalmente. E l'articolo 9, che è stato modificato così come da osservazioni del parere ricevuto dalla direzione socioeducativa, viene specificato l'iter del primo insediamento, quindi l'articolo 10 viene descritta la modalità con cui si svolgono le sedute. Sono chiaramente tutti articoli che hanno a che fare con una generica consulta, e poi all'interno di ogni consulta potrà naturalmente, così come previsto dal regolamento per gli istituti di partecipazione, darsi un suo regolamento interno, quindi specifico per la tipologia di consulta. Per quanto riguarda la modalità di partecipazione, noi abbiamo ridotto, diciamo così, il quorum della validità, che prima era del 50% dei componenti, mentre questo regolamento l'abbiamo ridotto a un terzo, quindi diciamo la seduta è valida quando è presente almeno un terzo dei membri. E rimane fisso la metà dei presenti per quanto riguarda la validità delle votazioni. È possibile, abbiamo inserito anche la possibilità di riprendere sedute in streaming per chiaramente un discorso legato alla trasparenza. E, inoltre abbiamo anche inserito la possibilità che siano gli stessi partecipanti all'assemblea a poter proporre degli ordini del giorno che poi il coordinatore dovrà mettere e dovrà diciamo, inserire come potrà valutare se inserire nell'ordine del giorno delle successive assemblee. Quindi questo dovrebbe, secondo noi, anche aumentare la partecipazione dei cittadini. Per quanto riguarda i verbali, quindi nell'articolo 11 abbiamo dettagliato come dovranno essere redatti, importante che il verbale riporti diciamo, la situazione, ciò che si è discusso, in qualche modo ciò che si è deliberato,
all'interno della consulta e che vengano poi pubblicati quindi sempre sul sito, per sempre una questione di trasparenza. Per quanto riguarda le votazioni, abbiamo descritto una disciplina puntuale delle votazioni con indicazione quindi dell'utilizzo del voto palese sempre per il discorso della trasparenza quando si prendono le decisioni. E abbiamo inserito anche un articolo riguardo alla decadenza. In particolare abbiamo comunque inserito un limite di 3 assenze consecutive non giustificate naturalmente, oltre le quali prendiamo atto che il membro della consulta probabilmente non ha più interesse, per cui viene eliminato dal corpo assembleare. Per quanto riguarda poi l'articolo 14, abbiamo mantenuto quello che era l'indicazione della delibera 38, quindi le consulte decadono sempre con il mandato del Presidente, ma abbiamo voluto comunque inserire un appendice ritenendo importante che comunque rimangano, diciamo così, in vita, rimangano in funzione, quindi possano essere consultate e possano eventualmente fare atti di loro competenza nelle more quindi di una nuova delibera che o le revochi totalmente o le istituisca appunto nuovamente. Questa secondo noi è un regolamento, essendo anche più articolato, che può migliorare anche il funzionamento delle consulte, e riteniamo che riportate, possano in qualche modo essere parte integrante di quel sistema di consultazione che come amministrazione noi comunque attuiamo anche in altre forme con la cittadinanza. Grazie. Altri interventi? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore. Allora, è un periodo che, innanzitutto, mi complimento con il collega che ha sapientemente illustrato tutta la documentazione, tutto il vario percorso, il passaggio, le modifiche, le integrazioni. Devo dire insomma che se fosse un elemento fondamentale della vita di un municipio, direi che abbiamo fatto veramente un lavoro capillare. Ma dico questo non per sminuire, ci mancherebbe altro, non è il mio carattere, non è il mio modo di essere dire cose particolarmente negative, ma mi accorgo ultimamente, faccio questo intervento per dare una sensazione generale, mi accorgo ultimamente che si dà molto peso alla modifica di regolamenti, alle revoche, in senso lato, no? Ultimamente stiamo parlando un po' di tanti regolamenti che devono essere modificati. Ora, io capisco che il lavoro effettuato da una maggioranza riferita ovviamente anche all'amministrazione comunale, quindi a Roma Capitale, debba essere univoca, debba essere collegata per avere più efficacia, ci mancherebbe altro. E quindi mi rendo conto che state entrando in tutti quei settori che ritenete modificabili, migliorabili, a garanzia di un lavoro politico preciso. E quindi questo è quello che io percepisco come consigliere. Quindi è una cosa che tra virgolette mi tocca in modo parziale, perché tutto questo lavoro è stato fatto precedentemente, quindi no, vi trovate a discutere qualcosa con chi l'ha fatto in modo prima di voi. E a me non interessa adesso dire chi ha torto, chi ha ragione, qual è il meglio regolamento, qual è quello più puntuale. Perché sicuramente le cose, quando vengono lavorate con attenzione, producono dei risultati, ci mancherebbe altro. Quello che invece a me
diciamo, mi lascia un po' così perplesso, e quindi, come si dice a Roma, tra moglie e marito non mettere il dito, quindi io non mi esprimerò, cioè sarò in questa fase, sarò, diciamo, mi asterrò dal dare un giudizio particolare, perché non è la fine, il fine non è quello di dire chi ha fatto meglio, chi ha modificato meglio il regolamento, se era meglio prima o dopo. Io prendo spunto da quello che ovviamente è stato argomentato, è vero, come tecnicismo le commissioni presiedute, insomma, dai presidenti hanno dato spazio ampio alle opposizioni per poter comunque dare il proprio contributo, e questo ci mancherebbe altro. Un piccolo appunto: mancano le date nella delibera in due passaggi, se ce le mettiamo, tanto per essere un po' così, diciamo, più precisi, perché a volte vedo, capita che non vengono riportate le date nella pagina, mi sembra che è quella la seconda, terza, dove c'è scritto preso atto che in data è, e preso atto che in data è il direttore del municipio, eccetera eccetera, ma tanto così per vezzo. Ma il registro della consulta, le relative consulte, capito, che comunque vengono proposte, quindi abbiamo discusso anche di questo, perché 3 e non 4, 5, 6, cioè per tanti argomenti, e va bene, abbiamo fatto quelle che probabilmente hanno bisogno o hanno più storicità, hanno più una base lavorativa, hanno più un supporto territoriale, hanno argomenti forse più pesanti da mettere in piedi. Ne parlammo anche con la collega relativa alla consulta di giovani, abbiamo detto che invece potrebbe essere interessante fare un forum, mi ricordo tutto, ma infatti non è la cosa da quest'altra parte adesso, non è carino e intelligente dire se è bello o è brutto il regolamento. Io quello che vorrei dire è che prima di utilizzare questi strumenti, ma lo lascio come riflessione per un altro, probabilmente un altro consiglio o altri argomenti, prima di utilizzare questi strumenti, quindi le consulte, gli osservatori, io cercherei più di lavorare sulla macchina amministrativa. Perché? Perché se la macchina amministrativa funziona, allora questi strumenti che vengono utilizzati hanno un valore diverso. Cioè, se noi ci facciamo supportare da un osservatorio o da una consulta, quando la macchina ha una sua validità, ok, una sua forza, allora sì, sono strumenti che ci danno maggiore diciamo, impulso, maggiore supporto, aiuto. Ma quando noi, non per colpa nostra, io dico, ma comunque la macchina ha bisogno, no? La macchina municipale, quindi i dipartimenti, gli uffici hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di essere risistemati, di poter lavorare nelle condizioni migliori. Io farei un discorso forte sul decentramento, perché il decentramento aiuterebbe questi attori. Cioè, avere un decentramento per il municipio significa che la consulta, l'osservatorio sarebbe un prodotto interno, no? Un prodotto in casa che comunque ha la sua validità, ha una, come si dice, un biglietto di visita diverso, perché comunque lavori a immagine e somiglianza del tuo territorio, contribuisci a una soluzione, ok? Mentre così sembra che dobbiamo sistemare le carte, e ripeto, non è colpa vostra o di chi è, insomma è l'andamento da diverso tempo che è così. Sembra che dobbiamo sistemare le carte, perché allora il regolamento l'abbiamo fatto, ok, a posto, quell'altro abbiamo detto, la consulta l'abbiamo fatta, e poi le mettiamo, però poi dopo non ci abbiamo la forza. Rendete conto pure voi che a volte non riusciamo ad avere la forza per imporre le nostre richieste. Quindi questo non è per dire che non andava comunque, come si dice, non andava trattato l'argomento, per l'amor di Dio, non la prendete a male. È un modo per parlarne, quindi si parte da qui, però teniamo conto che sarebbe meglio sprecare energie precise per alcuni meccanismi precisi, e visto che tanto ne parliamo di decentramento, io penso che parlarne di più non è che ci fa male. Quindi la consulta, questa revoca della 38, questo nuovo regolamento,
nella positività di comunque di un passo avanti che si fa, perché si migliora sempre tutto nella vita, più ci si lavora e meglio è, però noi non ci asteniamo per il semplice fatto o per l'importante fatto che quello antecedente non siamo noi a dire se è meglio o peggio, ma che comunque sia sembra che dobbiamo comunque essere al passo delle carte, e a me piacerebbe più essere al passo nell'operatività di quello che serve per un territorio. Altri interventi? Ci sono interventi? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. In realtà ovviamente spetta proprio per il carattere consultivo che hanno le consulte, è ovviamente un compito di una nuova amministrazione dare un segno rispetto a quello che si ha intenzione appunto di voler fare, quali strumenti voler continuare eventualmente ad utilizzare, quali invece non ritiene probabilmente necessari e quindi decide appunto di cambiarli e di conseguenza anche di modificare quello che si è trovato. Quindi io leggo intanto questa proposta di deliberazione come un atto dovuto, perché è così, perché se un'amministrazione decide addirittura di non avvalersi della collaborazione delle consulte può assolutamente non fare alcuna delibera, quelle decadono come era previsto dal mandato del Presidente, e quindi un'amministrazione può anche non avvalersene, proprio perché c'è il carattere principale che è quello consultivo di ogni appunto consulta che si vuole istituire. Questo però per dire che poi in realtà, al di là di prima di me qualcuno diceva appunto stiamo cambiando quello che ci siamo trovati, io vado un pochino oltre, perché io non credo che ci sia solo un cambio dei regolamenti e dei nomi, io invece ci leggo qualche cosa di diverso che ovviamente corrisponde, immagino, alle linee politiche che ha la nuova maggioranza. Devo dire che il lavoro che è stato fatto in commissione, dove il Partito Democratico è stato particolarmente attento e ha cercato di dare il contributo non solo alla discussione ma anche alla stesura e alle eventuali correzioni, insomma abbiamo proposto e abbiamo trovato anche accoglimento da parte della maggioranza di alcune nostre osservazioni. Però c'è una questione di fondo che forse meriterebbe un approfondimento in più. Allora, l'intenzione mi sembra che c'è dentro questo nuovo regolamento è quello di, e questo purtroppo l'ho già registrato quando abbiamo fatto un lavoro sul regolamento della partecipazione, che tra l'altro ancora è in attesa di essere vagliato e domani appunto verrà ridiscusso in alcune sue parti, da questo mi è sembrato di capire. Però c'è, invece di stimolare una volontà di partecipazione attiva, quello che noto anche questa volta è come se l'amministrazione, sì, va bene che dà le regole, va bene che definisce delle linee guida dentro le quali le consulte si devono muovere, però, come ho avuto modo di dire anche in commissione, mi sembra quasi che si voglia invece mettere delle briglie troppo strette, e quindi invece di parlare di partecipazione qui è come se noi la enunciamo, però nella pratica la vogliamo sempre controllare. Quando dico la vogliamo mi riferisco appunto all'amministrazione, quindi va bene che ci stanno, però devono avere un perimetro abbastanza definito. Questo lo dico perché in alcune parti, e parlo ad esempio dell'articolo 5, dell'articolo 8, dell'articoli che inutile che li elenchiamo tutti, quasi come se si volesse fare un'ingerenza da parte della politica che addirittura va a descrivere quelli che sono i regolamenti interni delle singole consulte. Questo lo dico perché anche quando l'amministrazione ha deciso di cassare la presenza di alcune consulte per il momento, come è stato detto prima dal relatore, questo è vero, però un conto è che l'amministrazione apre la possibilità di
farne parte, e quindi dice ci sono. Poi, certo, qualcuno in commissione ha detto, però prima c'erano e nessuno, non sono mai partite, ma questo non è un motivo di esclusione, perché un conto è che io apro la possibilità di potervi partecipare, magari potrebbe essere un richiamo il fatto di aver detto, ma forse non avete fatto abbastanza, potevate incrementarla di più, ma quello è un altro paio di maniche. Quando, oggi si dice, no, al momento questa consulta dei giovani non ci serve, oppure diventerà un forum, oppure ci stiamo lavorando. È come dire, in realtà, perché poi le letture politiche sono anche importanti, precludiamo in realtà la possibilità invece di aderire, di accedere a una consulta, e quindi poi la possiamo trasformare in un'altra cosa, non si è capito bene, prima si faceva riferimento appunto a un forum, però non si sa, in questo momento abbiamo deciso che non servono. L'altra domanda sulla quale credo che sia opportuno fare una riflessione, e io l'ho posta anche in sedute di commissione, ma hanno partecipato alla stesura delle delibere e le consulte del nostro municipio che ci sono, cioè di questo regolamento nuovo? Perché non penso che, diciamo, è come se fossero un soggetto che, mi spiegava il presidente della commissione scuola, vabbè, poi le informeremo dopo. Sì, ma un conto è che tu gli presenti il prodotto finito, un conto è che tu le inserisci dentro una discussione di costruzione del prodotto, e quindi lì fai quella famosa partecipazione che forse aiuterebbe, non è detto che è sempre, diciamo, un meccanismo che ostacola. Penso che invece chiedere a consulte che lavorano sul nostro territorio da molti anni, credo che aiuterebbe non solo l'amministrazione, ma meritano proprio ascolto, perché possono anche aiutare l'amministrazione, soprattutto se è un'amministrazione nuova, a dire, beh, forse questa cosa è andata bene, questa non è andata bene, la aggiustiamo in questo modo piuttosto che in un altro. C'è stata la partecipazione, mi sembra, la presidente della consulta della disabilità, ma è avvenuta per caso. Mai incontrata la presidente della consulta dei cittadini stranieri, per esempio, durante questa fase di discussione. E lo dico perché questo è un peccato, perché poi quando andiamo a parlare di partecipazione, in realtà è una partecipazione che non c'è. Cioè, abbiamo fatto un lavoro, diciamo, dentro la commissione, quindi tutta la parte politica si è barcamenata in tutti gli articoli, però, diciamo, le persone che poi erano anche coinvolte perché hanno una loro struttura e danno, diciamo, al territorio un servizio da molti anni, in realtà in questa fase non sono state consultate, o almeno non è stato fatto all'interno della commissione. Poi, diciamo, se ci sono state altre riunioni, io questo non lo so, però io mi riferisco a quelle istituzionali. L'ultima cosa sulle quali veramente io un pochino in realtà non che non sono d'accordo, però, diciamo, secondo me esce un po' fuori la natura di alcune atti e di alcune scelte che sono state fatte nel corso di questo anno, perché una volta abbiamo già discusso della situazione dello sportello della consulta della disabilità. Cioè, eravamo stati anche rassicurati rispetto al fatto che quello era uno sportello che aveva subito uno spostamento, non uno sfratto, uno spostamento a causa della riorganizzazione degli spazi, ma che comunque avrebbe ritrovato una collocazione il prima possibile, perché nessuno aveva intenzione di smantellare niente e nessuno. In realtà, però, nell'articolo 1, mi sembra, in realtà si sostiene puntualmente che invece le consulte non dovranno proprio svolgere quelle funzioni, inutile che leggo tutto, non dovranno avere finalità diverse da quelle previste dal regolamento del municipio settimo e dal presente regolamento, non dovranno nell'esercizio delle loro funzioni svolgere attività di competenza dei servizi municipali e o comunale, ad esempio offrire servizi diretti ai cittadini o ad imprese quali assistenza e sportello. Ora, io non dico a me non va bene o a noi non va bene, però basta che le cose cominciamo a dargli un nome, perché poi, diciamo, le bugie hanno pure le gambe corte. Allora, se abbiamo un problema, nel senso che è una funzione che quello non deve svolgere la consulta, però questo ce lo dovevate dire 4 mesi fa, quando è successo il patatrac. Mo' oggi leggiamo qui che in realtà la situazione è quella che è, nel senso, quello sportello non è vero che non ha subito uno sfratto per caso. Quello sportello, nell'ambito di una riorganizzazione complessiva, ha pagato pegno. Poi si decide che non c'è più bisogno di
ma parlo di quello perché oggi abbiamo quello, ce ne potevano essere altri che comunque sono servizi che fanno ai cittadini e non a nessun altro. Poi io non ho letto gli emendamenti e avevo comunque fatto notare che è necessario, vista l'istituzione della consulta della disabilità, comunque cercare di mantenere un equilibrio, in particolare proprio per la consulta della disabilità, delle due sedi, così di specificarle in modo che si abbia la possibilità di accesso a tutti quei cittadini, a quei familiari, a quelle associazioni che hanno una difficoltà appunto di anche di mobilità, e quindi cercare di andare incontro, l'amministrazione dovrebbe anche fare questo, e quindi cercare di mantenere attivi gli spazi sia a Fortifiocca che nella sede di Cinecittà. Quindi diciamo, al di là del fatto che capisco le buone intenzioni e dei compitini che insomma vanno anche portati a casa, poi alla fine io sono invece molto contenta perché finalmente comincia a uscire fuori la natura di questa amministrazione, che poi ci piaccia o no, questo non è un giudizio che diciamo spetta a noi dare, però almeno abbiamo sinceramente le idee più chiare. Per il resto penso che dobbiamo attendere la discussione degli emendamenti per entrare nel particolare e capire se appunto il lavoro che è stato fatto all'interno delle commissioni ha avuto appunto un ritorno anche nell'aula e nella discussione che stiamo facendo. Ribadisco quello che ha anticipato prima il consigliere Giuliano, cioè quando si portano delle delibere, però non è solo un vezzo, io penso che devono arrivare le delibere precise, quindi le date con le espressioni di parere potrebbero anche essere inserite. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. A parte le espressioni di parere, io già lo dico, in commissione io mi sono astenuto rispetto a questo. Ma questo regolamento è un regolamento sul quale ha lavorato con forza, abbiamo fatto più di una seduta e abbiamo stilato un regolamento che io penso sia migliorativo rispetto al regolamento precedente. Però io penso che sia fondamentale non soltanto parlare di regolamento e di regolamentazione, ma sia soprattutto importante parlare di partecipazione, di decentramento e dei cittadini protagonisti nella storia del municipio, perché questo è il momento centrale rispetto a questo, perché la partecipazione non deve essere solo regolamentata. La partecipazione deve essere supportata, agevolata da parte del nostro municipio. Questo è un ruolo importante, tenendo conto anche di un consigliere che mi ha preceduto e che ha detto anche e ha parlato con forza della partecipazione e del decentramento. Io, è inutile che lo ripeto sempre, è stata l'essenza della mia campagna elettorale quel discorso della partecipazione e del decentramento, e io ho detto più volte che senza decentramento la partecipazione zoppica notevolmente. E io dico che poi la partecipazione è anche fare in modo che la gente dia suggerimenti e proposte attraverso le consulte. E io dico, rispetto alla delibera che fu fatta nel 2014, dove c'erano 6 consulte, ecco, andiamo a vedere le cause per cui queste consulte non hanno funzionato, perché è inutile che parliamo soltanto due funzionano e le altre 4 non hanno funzionato e non sono partite. Le cause, perché consultare i cittadini, sentire i suggerimenti e le proposte dei cittadini è centrale rispetto al lavoro del municipio. Ecco, io, per me questo deve essere un qualche cosa di fondamentale per i nostri lavori. Perciò io penso che purtroppo le cause per cui queste consulte non hanno funzionato non è stato oggetto oggi di una discussione. Anche questo è importante, perché tutte le consulte che sono partite, io ne avrei aggiunte anche altre, cioè quando noi sentiamo e consultiamo i cittadini è sempre fondamentale. Poi se i cittadini, chiaramente, e capiamo anche le cause,
non sono interessate a certe cose, vabbè, ne terremo atto, però noi dobbiamo favorire e stimolare il discorso della partecipazione. Perciò ecco il fatto che io praticamente non voto a favore è questo. Ad esempio, io l'ho ribadito anche in sede di commissione, la mancanza della consulta sulle attività produttive. Qualcuno mi ha detto, perché ognuno ha le sue idee, che io rispetto chiaramente, che uno vale uno e le associazioni dei commercianti, noi abbiamo 5 associazioni rappresentative a livello nazionale, che sono la Confartigianato, la CNA, la Confcommercio, la Confesercenti, la Casa. Sono 5 organizzazioni che hanno fatto un po' la storia del commercio e dell'artigianato italiano. Ecco, io penso che anch'esse possono dare un contributo importante al nostro municipio. Oggi noi andiamo, e la Presidente della Commissione Commercio ha portato una mozione che interessante, importante, sul rilancio forte nel territorio dei mercati e dell'artigianato. Io dico attenzione a questa proposta che viene dalla maggioranza, però ecco, se noi consideriamo e vogliamo un rilancio forte nel territorio dei mercati, dell'artigianato e io dico anche del commercio, dobbiamo anche vedere tutto quello che c'è, i singoli cittadini, ma anche l'associazionismo, che è un associazionismo importante, quello del commercio e dell'artigianato, e anche rispetto alle altre attività culturali, scuola e giovani che non sono mai partite, vedere la causa per cui non sono partite e dare una risposta rispetto a quelle che possono essere le cause, ma anche vedere se possiamo eliminare le cause che hanno portato alla non partecipazione dei cittadini rispetto a questo. Ecco, io ribadisco il ruolo, come ho detto, importante per me della consulta sulle attività produttive, proprio per il ruolo che deve avere nel territorio la crescita economica e sociale, la lotta alla disoccupazione che vede tanti giovani di Roma e del nostro territorio, e può essere perciò un ruolo di volano importante per lo sviluppo del nostro municipio. Perciò condividiamo il regolamento, però ecco, noi invitiamo la maggioranza a rilanciare anche con forza il discorso della partecipazione, perché è un discorso importante, e rispetto alla partecipazione io penso che non ci siano forze politiche o lotta fra forze politiche, ma deve essere una tensione ideale da parte di tutti quanti i partiti presenti nel territorio, perché partecipazione e decentramento non restino parole vuote, ma significhino qualche cosa di importante per il nostro territorio. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, raccolgo un po' gli interventi che mi hanno preceduto per alcuni chiarimenti. Allora, in merito alla sottolineatura relativamente alla funzionalità della consulta stessa, leggerei ma molto brevemente le premesse di questa proposta di delibera. Premesso che il regolamento del decentramento amministrativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 10 dell'8 febbraio 99, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 30 del 24 gennaio 2001 e 201 dell'11 dicembre 2006, prevede all'articolo 41,2 l'istituzione di consulti e osservatori permanenti per l'elaborazione di proposte in settori nei quali il Consiglio stesso ritiene di favorire la partecipazione e il confronto. Sempre all'interno della premessa si fa un riferimento allo Statuto di Roma Capitale. Cito:
Premesso che lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina 8 in data 7 marzo 2013 all'articolo 12,2, prevede l'istituzione di consulte cittadine operanti su varie tematiche di interesse territoriale come strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica. Quindi in tutti i regolamenti attualmente vigenti è chiara e ben identificato il ruolo della consulta, se già non fosse chiaro dal termine lessicale. La consulta deve svolgere un ruolo di supporto all'amministrazione per affrontare dei temi di interesse specifico. Quindi non è un servizio municipale. È questo che noi abbiamo cercato di mettere chiaro all'interno della delibera. E nella parte cui faceva riferimento la consigliera che mi ha preceduto prima, è proprio quello che abbiamo cercato di specificare, la distinzione tra quello che è un organo di supporto all'amministrazione e un servizio che l'amministrazione pubblica offre. Sono due cose differenti. Quindi perché questa commissione, perché questo scambio tra due cose assolutamente differenti e normate in maniera assolutamente differente? Quindi non siamo noi a dire che le consulte non devono svolgere attività di competenza dei servizi municipali o comunali in quanto tali. Raccogliendo anche altri interventi, evidentemente non è chiara una parte della delibera, anche se scritta in italiano, non c'è nessuna esclusione. Quando si fa riferimento alle consulte che attraverso questa delibera, che ricordo è una delibera quadro, che va a revocare una delibera quadro, si fa riferimento alle consulte non istituite, il fatto di non aver istituito contemporaneamente alla presentazione di quest'atto le altre consulte che prima esistevano, non vuol dire precluderne la possibilità di istituirle in futuro. Quello che mi sorge un po' strano e mi fa un pochino specie è tutta questa motivazione così forte, per esempio nella richiesta di istituzione di ulteriori consulte come quelle richieste nella delibera 38, che poi in realtà non sono mai state costituite. Cioè è fuori luogo, è fuori tempo, è molto in ritardo questo particolare interesse nell'istituzione di consulte che poi in realtà non sono mai state costituite in tutte le consigliature precedenti. E controllo della partecipazione, assolutamente no, apertura massima alle associazioni, ai cittadini e a tutti coloro i quali vogliano e possono contribuire a dare un supporto all'amministrazione su dei temi in particolare, che noi, per noi sono importanti, i cittadini sono una risorsa, i cittadini, quindi tutti i cittadini preparati su delle tematiche specifiche che vivono sulla propria pelle. Penso alla consulta per le persone con disabilità, quotidianamente delle difficoltà che vivono quotidianamente queste difficoltà, chi meglio di loro possono essere di supporto e di proposta agli organi dell'amministrazione. Spero che a seguito dell'iter amministrativo di questa procedura poi in realtà ci sia una forte adesione da parte dei cittadini, me lo auguro vivamente, e farò in modo insieme al collega Giannone, presidente della commissione scuola, di seguire l'iter amministrativo affinché sia pubblicizzato con gli strumenti che l'amministrazione è in possesso nella maniera migliore, affinché tutti i cittadini, più cittadini possibili, possano essere informati di questa cosa. Volevo aggiungere qualcos'altro, quindi la partecipazione, relativamente a un'altra osservazione che è stata fatta, non è nella redazione del regolamento, ma nel coinvolgimento all'interno della consulta. È una partecipazione attiva, cittadini che si mettono seduti a ragionare con l'amministrazione per fare qualcosa di condiviso che poi possa trasformarsi in un atto che in questa sede diventa legge.
che dia mandato poi agli uffici di eseguire delle cose pratiche. È questo che la politica deve fare, deve concretizzare il desiderio, le esigenze dei cittadini, nei limiti di quello che è possibile fare, nei limiti del bilancio, nei limiti. Però il concetto importante è proprio questo. Noi siamo cittadini nelle istituzioni per questo motivo, cioè noi non ci siamo mai dimenticati le nostre origini, e per questo motivo ogni qualvolta affrontiamo un argomento specialmente così importante e così delicato, lo pensiamo non da politici, da cittadini. Cioè, se noi avessimo queste difficoltà, cosa vorremmo dalla politica? E questa è la domanda che ci facciamo. È un modo di ragionare ben diverso dalla politica che ci ha preceduto, e quindi in alcuni casi è molto difficile anche da comprendere e da accettare. Ma faremo in modo di spiegarci nella maniera più semplice possibile, per fare in modo che venga accettato e concepito. Poi ciascuno di noi sarà libero di condividere oppure no, ma noi lavoriamo in questo modo. Così, giusto dei numeri, da quando governiamo noi, quindi da circa un anno, volete sapere quante proposte sono arrivate dalla consulta, dalle consulte? Zero. Proposte concrete alla mia commissione, nonostante siano state invitate anche le consulte, sono pari quasi a zero, a zero. Per questo all'interno del regolamento, poiché noi non vogliamo impegnare le commissioni pubbliche pagate con i soldi dei cittadini, con i soldi dei cittadini per il nulla, abbiamo previsto anche dei termini di scadenza. Quindi non è la volontà di controllare le consulte, ma di renderle efficienti. E questo è il nostro obiettivo, raccogliere le istanze, come dicevo prima, da chi vive in prima persona delle situazioni di difficoltà o di disagio e può concretizzare concretamente quello che stiamo, quello di cui ha necessità, insomma, attraverso la politica. Relativamente concludo alla disponibilità delle sedi all'interno del municipio, confermo quanto detto prima, non è un servizio municipale. Quindi non deve avere una sede municipale, bisogna dargli la possibilità, e l'amministrazione verrà incontro in questo, come previsto all'interno della delibera, la disponibilità di una sala riunioni all'interno delle sedi che sono in disponibilità del municipio. Ma ripeto, non è un servizio municipale. Quindi sicuramente ci sarà una sensibilità di questa amministrazione, sia politica che amministrativa, relativamente alla necessità di fare degli incontri eccetera. Le porte sono sempre aperte per chi ha voglia di concretizzare. Quindi assolutamente respingiamo quanto comunicato in precedenza, e siamo sempre aperti in tutte le sedi previste ad accogliere ulteriori suggerimenti. Perché, rispondo su un'ultima cosa che mi sfuggiva, relativamente alla necessità di andare a modificare regolamenti che già sono stati effettuati, se i regolamenti sono improduttivi, se i regolamenti non funzionano, se c'è un'area di miglioramento, non è perdere tempo andare a modificare un regolamento, perché se io vado ad ottimizzare amministrativamente un processo, in quel modo io sto facendo una cosa positiva per la collettività. Quindi non si perde tempo a modificare le delibere, tantomeno va riconosciuto laddove c'è il lavoro fatto dalle amministrazioni precedenti. Quindi laddove c'è un punto di partenza sul quale si è lavorato in precedenza che può essere ottimizzato, non si butta nel cestino, si va a riaffrontare ed eventualmente a modificare, secondo le nostre linee politiche, perché abbiamo vinto noi. Perché i cittadini hanno votato a maggioranza il Movimento 5 Stelle, quindi nel confronto democratico, accettando tutte le richieste e discutendo di tutte le richieste da parte delle opposizioni, nel momento in cui non c'è un accordo, noi continuiamo sempre comunque a seguire le nostre linee programmatiche e il nostro programma politico. Quindi risponderemo ai cittadini su quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male. Se abbiamo fatto degli errori, prenderemo gli schiaffi dai cittadini. Ma noi non possiamo in campagna elettorale comunicare delle linee programmatiche, comunicare un programma municipale e comunale e poi fare un'altra cosa. Non è da noi, non siamo così. Quindi risponderemo di tutto quello che stiamo facendo durante il nostro governo. Grazie.
Bene, giusto in tempo. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, ricordo. Ah, perfetto, sì. Consigliere Ciancio, certo. Grazie Presidente, capisco che guarda sempre verso la maggioranza, ma la ringrazio per avermi dato la parola, giusto per dare il mio contributo, cosa che faccio comunemente nelle commissioni, per cercare di lavorare al meglio. Dunque, io personalmente, è acceso, sì, personalmente non sono assolutamente d'accordo sul fatto che un regolamento va cambiato perché arriva una nuova maggioranza. Un buon regolamento funziona sempre. Non è che io devo far, se non rispettano la legge vado e cambio la regola. Cioè c'è qualcosa che non va, cioè vuol dire che qualcuno disattende qualcosa di già fatto. Quindi non diciamo eresie in merito ai cambiamenti di regolamento. I regolamenti forse si celano il cambio dei regolamenti quando qualcuno vuole cambiare le penne o vuole cambiare le cose dando responsabilità a regole che non funzionano. L'autorevolezza di un'amministrazione come quella Pentastellate poteva comunque in ogni caso da subito, visto che ha notato che rispetto a quel deliberato le consulte, come tanti altri organi, non hanno prodotto alcun effetto, poteva da subito cercare di, come diceva il consigliere che mi ha preceduto, trovare le cause, individuare l'obiettivo, perché non sta funzionando, perché produciamo solo carta. Io leggo una dichiarazione che ha fatto in commissione, e anche io ne ho fatte molte, sia nel merito sia sotto l'aspetto politico. Le consulte seguono un nostro indirizzo di programma. Non vorrei, e sono certo che sino a quando noi staremo in quest'Aula a discuterne non sarà possibile, che le tre consulte non inserite nel regolamento sono quelle a cui non bisogna dare voce, perché noi cadremmo in un grande errore pensare che la cultura, le attività produttive e i giovani non debbano avere lo stesso possibilità di essere trattate in consulte, dove peraltro, visto che cambiamo i regolamenti perché devono funzionare e perché sono improduttivi, vado nella sostanza e nel merito. Abbiamo discusso per ore sul coordinatore e sui membri, dalla presidenza all'assessore al vicepresidente, chi ne fa parte. Cioè discutiamo spesso dell'inutile, perché discutere su un aspetto fondamentale della consulta vuol dire chiamare comunque quello che c'è sul piatto e fare un buon pranzo comunque, vuol dire fare un buon progetto con gli strumenti che si hanno, perché se noi rimandiamo taluni problemi non dobbiamo fare comizi in aula, dobbiamo trovare soluzioni semplici che possono servire sia per la consulta la disabilità, quella che è deliberata, e sono due delle consulte più importanti che dovremmo fare, sua e sulla consulta della scuola. E invito, ci sono problemi che potevano essere trattati dalla consulta nell'ambito della scuola, io ne potrei citare tante segnalazioni che arrivano dall'esterno, tante persone che hanno bisogno della consulta della scuola, ma se ne stanno occupando gli assessori, se ne stanno occupando gli uffici. Problemi grossi dove era importante discuterne in una consulta, in una riunione dove gli attori erano proprio i partecipanti, quelli che aderiscono alle consulte. No, c'erano due. Devo dire, Presidente, richiamo al regolamento, non vorrei essere contraddetto mentre sto parlando, perché io non ho parlato neppure un minuto, stiamo imparando ad essere educati, quindi vorrei che anche i consiglieri che ascoltiamo in commissione, ascoltiamo per molto tempo, abbiano... Scusi Presidente, se però per lei è indifferente avere persone che ridono mentre un consigliere parla, per noi non lo è, quindi la invito a far rispettare il regolamento sui consiglieri di aula. Grazie. Perché è una mancanza di rispetto.
scusate il microfono, come molte volte dico che non bisogna ridere di qua, dico che non bisogna ridere di là. Voglio rispetto da tutte le parti, grazie. Grazie Presidente. Io ascolto con molta attenzione quindi quando si parla di regolamenti, di proposte, di progetti e sono quello che sono un vulcano spesso sia in commissione sia in tutte le sedi che ci riuniamo per dare contributo e autorevolezza agli atti che produciamo. Però spesso, e devo dire, tutto quello che abbiamo formulato è diventata carta, memorie di giunta, regolamenti, cambiamenti su cambiamenti, osservatori che vengono cambiati 2 o 3 volte. Abbiamo il coraggio di dire e di fare cose diverse rispetto a questo mondo che vuole cambiare perché stiamo guidando noi la macchina. Non si guida la macchina così a fari spenti, bisogna illuminarsi. Illuminarsi di sapienza, cari Presidente, che avete, ci avete fatto lavorare in commissione dove avremmo voluto inserire molte cose diverse. Abbiamo visto e abbiamo studiato l'aspetto del coordinatore che viene sostituito dal vice, ma è un membro a tutti gli effetti. Non capiamo perché non debba essere nella consulta, perché non ne fa parte. Componenti e organi, ma è stato tralasciato. Poi avete scritto una serie di emendamenti che vedremo in seguito. Io ribadisco quello che già in premessa ho detto, non è da un regolamento che può cambiare l'andazzo di un'amministrazione. Se vuole dare un input di cambiamento deve pensare che i cittadini, le richieste dei cittadini sono tutte identiche. Nessuno ha più forza perché può rientrare in una voce più forte di una consulta, soprattutto quando le consulte poi devono prendere voce esclusiva della maggioranza. Direi di lasciare questa libertà a ogni cittadino e ogni persona che vuole dare una mano alle istituzioni. Questo io non lo sto vedendo né nelle commissioni né in questo Consiglio, che spesso ha atteggiamenti diversi rispetto anche al concedere la parola a cittadini che chiedono di poter parlare in questo Consiglio. In alcune volte si aprono le porte facilmente al dialogo e alla partecipazione, altre volte invece tempo lungo il programma. Invece io direi che quando le buone parole che ha detto all'inizio della consigliatura la Presidente d'Aula, che lei è sempre disponibile a dare la parola a tutti, anche oggi si poteva attuare, anche se era lunga, perché noi siamo rimasti anche sino alle 6, 6:30 a volte per ascoltare e dare un contributo alla discussione. In merito alla deliberazione aspettiamo adesso gli emendamenti per vedere quali di tutte le proposte sono state e saranno accolte. Grazie. Beh, visto che mi ha citato, io vorrei ricordare che è diverso quello che ho detto oggi, quindi smettiamola. Ho detto che la parola la davo alla fine dei lavori o nel corso del Consiglio, vedendo come andavano le tempistiche. Quindi dire che non voglio dare le parole ai cittadini, magari forse i cittadini potevano rimanere a fine Consiglio, la parola l'avrebbero avuta. Se se ne sono andati non è certo colpa mia. Sì, certo, consigliera La Zazzera. Grazie Presidente. Volevo ricordare comunque ancora che noi avevamo, cioè in questo municipio avevamo 2 consulte scadute, ormai scadute dall'avvento della nostra consigliatura. Quindi ricordo e ancora ricordo che ne abbiamo aggiunta una, cioè quella della scuola, e che c'è sempre la possibilità di istituirne altre, che possono essere quelle dei giovani, del commercio, eccetera. Quindi continuare a dire sarebbe stato bello questo, bello quell'altro, comunque si può sempre fare. Il nostro merito è di averne fatta una in aggiunta, che prima non c'era. E
anche scadute, tra l'altro. Grazie. Se non ci sono ulteriori interventi, io passerei agli emendamenti, alla presentazione degli emendamenti, perché ce ne sono 7. Ho visto che sono abbastanza semplici, però vanno... Sì, infatti si potrebbero anche illustrare tutti insieme, se lei ritiene... Li può, può, lei il relatore, consigliere Giannone, li può illustrare tutti insieme e poi li possiamo votare separatamente? Va bene, allora illustro questi emendamenti che, ribadisco, sono stati presentati perché allegato a questa proposta di deliberazione c'è un parere che, pur essendo favorevole della direzione socio-educativa, è corredato di alcune osservazioni, per cui questi emendamenti raccolgono le osservazioni della direzione socio-educativa. Allora, il primo emendamento è soppressivo, il primo è soppressivo non perché abbiamo rilevato che al terzo punto del considerato c'è attualmente nel municipio. Ora, attualmente dobbiamo essere... a rigor di logica non sono operanti, in quanto le consulte sono decadute di fatto con col termine della consigliatura precedente, per cui serve per precisare questo concetto. Il successivo invece, articolo 7, componente organi, la dottoressa Pelosi ci faceva notare che il vicepresidente, tema su quale si è dibattuto molto in commissione perché l'opposizione riteneva, il vice coordinatore, l'opposizione insomma riteneva importante, ce l'ho anche ricordato prima, fosse importante che il vice coordinatore fosse citato tra gli organi, ma in realtà l'organo è il coordinatore, la figura, no? Ok? Il fatto che vi sia un vice è un, è un di cui, nel senso è una, è una figura che sostituisce la persona, ma non la funzione, non l'organo, il quale rimane coordinatore. Io concordo con questa visione, ho voluto nelle osservazioni accogliere, abbiamo voluto accogliere l'osservazione dell'opposizione nell'inserirlo, perché comunque poteva esserci un profilo collegato all'organo in quanto vice. Mi scusi, richiama il regolamento, è già la seconda volta, se la legge deve essere uguale per tutti, allora vogliamo che non si disturbi anche quando sta esponendo. Articolo 56 del regolamento, grazie. Pertanto l'emendamento chiunque secondo sta disturbando è pregato di non disturbare, questo vale sia di qua che di là. Grazie. Grazie. Quindi il secondo emendamento accoglie un'osservazione del direttore socioeducativo, il quale non ritiene congruo la presenza di un vice coordinatore tra le figure tra gli organi della consulta stessa. Il terzo emendamento, sempre soppressivo, è una precisazione all'articolo 7, viene tolta la parola amministrativa perché la direzione può anche non essere amministrativa, dipende dalla tipologia della consulta. E il quarto emendamento, si è convenuti con la dottoressa Pelosi di eliminare il concetto di costituzione in sé, quindi espresso e esplicitato in modo separato, ma lo si è poi inserito, vedremo, con un emendamento in altro articolo, quindi viene tolta questa fase di costituzione che in realtà era una fase intermedia meramente tecnica e operativa. Per quanto riguarda il quinto emendamento, invece, è modificativo e raccoglie un'osservazione che sicuramente faciliterà la possibilità di, come forse ho avuto modo di spiegare prima, di accogliere le richieste dei cittadini e quindi facilitare ritorniamo al considerato che questo fa
paio con il primo emendamento, quindi abbiamo tolto attualmente e quindi naturalmente il verbo viene concordato di conseguenza. Hanno operato. Sesto emendamento, andiamo all'articolo 9. Ecco, avendo eliminato l'articolo 6, in questo articolo abbiamo inserito, quindi raccogliendo l'osservazione del parere degli uffici, al posto di sua costituzione, quindi stiamo al attimo insediamento nella sua convocata presidente, ecco qua, entro 30 giorni non dalla sua costituzione ma dalla conclusione dell'iter amministrativo avviato con la pubblicazione dell'avviso pubblico, quindi viene specificato che c'è un iter e che c'è un avviso pubblico che viene emanato per costituire la consulta che poi si insedia con la prima convocazione da parte del presidente del municipio. Ultimo emendamento, il numero 7, quindi all'articolo 5. Ecco, nella modalità di adesione è stato chiesto di specificare un qualcosa che potesse rendere oggettivo il lavoro degli uffici, visto che le adesioni vengono raccolte dagli uffici, fare in modo che gli uffici possano valutare i curricula, quindi dei cittadini, in modo oggettivo, e quindi abbiamo aggiunto le parole, quindi dopo sul modello curriculum, sul modello europeo, da cui si evinca la rappresentatività di specifiche categorie inerenti alla consulta, così come previsto anche dal regolamento dal nostro regolamento municipale. Quindi sostanzialmente sono degli emendamenti che servono per chiarire alcuni punti e rendere più efficace il regolamento stesso. Questo è quanto. Allora, sì, allora adesso facciamo. Allora, li stiamo illustrando, ma poi si può parlare, eh? Un attimo, allora, andiamo con ordine. Siamo in fase di presentazione, è finita la presentazione? Bene. Allora, chieda la parola tranquillamente, non c'è nessun problema. Chiederei un chiarimento rispetto all'emendamento soppressivo. Si propone di cassare il terzo punto, elenco nel quarto capoverso, che recita il vice coordinatore nell'articolo 7, componenti e organi. E organi? Sì, certo. Posso, grazie. Allora, pagina 5 dell'atto che avete in visione, all'articolo 7 ci sono due gruppi di punto elenco, quindi in particolare c'è il primo, secondo, terzo, quarto capoverso, inizia con sono organi della consulta, due punti a capo, il primo punto elenco è l'assemblea, il secondo è il coordinatore, il terzo è il vice coordinatore. Ecco, l'emendamento cassa il terzo punto elenco interamente, che appunto recita il vice coordinatore. Chiaramente scritto in un emendamento non ha molto senso, sono delle parole. Ovviamente all'interno dell'atto, essendovi un capoverso che consta di un testo seguito da tre punti elenco, è il terzo che viene eliminato. Grazie. Posso? Perdonate. Ma no, dichiarazione di voto. Nel testo originale il terzo puntino non esisteva, noi volevamo metterlo in commissione, come mai è stato questo è l'atto originale pervenuto in cui non c'è un terzo punto? Chiedo scusa, perdonatemi, se possiamo... o facciamo le cose per bene.
Sì, devo dire che l'atto di cui si sta discutendo è quello arrivato con, integrato con, i pareri, con le osservazioni che abbiamo fatto in commissione, e io ho proprio raccolto quelle che erano le osservazioni che sono state poi, diciamo, quindi inserite non è cassare, nell'atto. È inserire rispetto all'atto precedente. No. Provo a spiegare, non lo so, da quello che capisco, perché così andiamo avanti. Allora, credo di aver capito che lei ha inserito, io non c'ero quindi non lo so, ma credo di aver capito che lei ha inserito i commenti pervenuti dalle opposizioni in sede di commissione, sono stati inseriti, quindi ad oggi nella delibera che è stata distribuita dalla segreteria, dall'ufficio, dalla proposta di delibera distribuita per oggi dall'ufficio consiglio, si è inserito il vice coordinatore. Lei invece chiede di eliminarlo non come figura, come ruolo, ma come organo, l'ha spiegato, su suggerimento della, insomma, della dottoressa della direzione, della dottoressa Pelosi, giusto? Esatto, Presidente, perché, chiaramente, perché dopo aver chiuso la commissione congiunta noi abbiamo votato degli emendamenti che sono entrati a far parte delle osservazioni, chiedo scusa, che sono entrate a far parte integrante del testo che è stato mandato poco prima dell'inizio della seduta di consiglio. E per cui, siccome avevamo votato positivamente l'inserimento di questo punto elenco, ma tuttavia, essendo giunto un parere nel quale la direzione, l'ufficio non riteneva, diciamo, corretta questa cosa, questo punto, io ho preparato un emendamento perché ritengo che bisognerà pure tener conto dei pareri degli uffici quando poi arrivano. Io vorrei tagliare corto, mi dispiace, l'atto che è in votazione oggi su espressione di parere contiene il vice coordinatore all'articolo 7. Quando è arrivato con protocollo? No, vabbè, ma lei si deve pure informare, cioè le è arrivato ieri dall'ufficio consiglio, ma allora perché lavorano queste segretarie dell'ufficio consiglio? Qui non stiamo votando l'atto che è arrivato in commissione, stiamo votando l'atto che è passato in commissione, ha recepito le variazioni della commissione ed oggi lo stiamo discutendo con le integrazioni recepite dalla commissione. Quindi, cioè, stiamo veramente discutendo sul nulla, mi dispiace per lei, ma c'è scritto vice coordinatore, ce l'abbiamo qui. Allora, io credo che questa delibera è stata spedita, mi confermate, ieri a tutti quanti i consiglieri dall'ufficio consiglio. No, mi sembra veramente che stiamo andando oltre. No, ma non c'è da fare sospensione, ragazzi, c'è una proposta di delibera, vorrei dire a tutti, ed è questa che stiamo votando, giusto? Ma io penso che più chiarito di così non è. Presidente, mi scusi, sospendiamo un minuto, risolviamo questo problema. Un minuto solo. Sospendiamo un minuto. Sì, chiarite questo punto, grazie. Sì, infatti è finita, ho suonato. Se potete sedervi andiamo avanti. Immagino si sia chiarito qual è l'atto in votazione. Quindi discussione, vorrei andare avanti, visto che possiamo andare avanti, ci siamo con i numeri? Allora, se si vota sì, vediamo un attimo. Allora, il numero legale per la votazione, per quanto riguarda la discussione potremmo anche andare avanti, io solleciterei se possibile il ritorno in aula. Se venite in aula, continuiamo. Vediamo. 11 ne manca uno. Uno. Se chiamate? Sì,
fa freddo? Allora, riprendiamo. Riprendiamo la discussione dove eravamo. Se la presentazione è finita, lascerei la parola una persona per gruppo per effettuare la discussione. Io direi un intervento per gruppo, tanto le abbiamo presentate tutte insieme. Ci sono interventi? Ci sono interventi, consigliera Vitrotti? No, solo per spiegare il perché a noi in commissione era venuto e ci dispiace che diciamo o non è stata compresa oppure non è stata colta, però nel paragrafo esattamente successivo c'è proprio l'esplicito riferimento alla figura del vice coordinatore, sì, che viene previsto come un soggetto eletto dall'assemblea, sì. Quindi proprio per questo, visto che si parla dei componenti dell'assemblea, a questo punto degli organismi che le costituiscono, esattamente come un vicepresidente di una commissione che viene eletto e che sta dentro il regolamento, ci sta il presidente, il vicepresidente e il vicepresidente vicario, allora a quel punto si può inserire per esplicitare la figura. Quindi diciamo, al di là di questo, era semplicemente la necessità di spiegare che dopo il punto successivo, senza quella piccola precisazione, viene, diciamo così, resta all'interpretazione generale, cioè una figura che c'è ma che non viene esplicitata totalmente. Quindi ci dispiace che insomma gli uffici abbiano riscontrato questa anomalia, però invece in realtà volevamo sollecitare nuovamente ad una riflessione, perché invece è importante scriverlo, però insomma ci rimettiamo al parere che hanno inviato gli uffici. Non ne conosciamo però le motivazioni del perché, però vabbè. Allora, ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Dichiarazioni di voto sui... Beh, a questo punto che facciamo? Io direi che per andare... Sono 7 emendamenti, possiamo votarli uno a uno? Vogliamo fare la dichiarazione di voto su ogni emendamento? Dite voi, andiamo a votazione. Allora, io li rileggerei di volta in volta perché così sappiamo cosa stiamo votando. Benissimo. Allora, il primo emendamento, il numero 1, è un soppressivo e chiede di sopprimere la parola attualmente nel terzo punto del considerato che... È un soppressivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok. Approvato. Viene approvato con... Viene, dunque, il primo emendamento, il soppressivo, viene approvato con 10 voti favorevoli. 11. Perfetto. Passiamo al successivo, al numero 2, ed è quello che propone di eliminare il terzo punto elenco nel quarto capoverso che recita il vice coordinatore nell'articolo 7. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Penso come quello precedente. 10 voti favorevoli. Approvato anche questo con 10 voti favorevoli. Il successivo, sempre un soppressivo, il numero 3, si propone di cassare la parola amministrativa al quarto punto elenco del terzo capoverso dell'articolo 7, laddove si parla di componenti e organi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato con 11 voti favorevoli. Emendamento soppressivo numero 4. Si propone di cassare l'articolo 6 sulla Costituzione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come il precedente, quindi viene approvato. Numero 5 è un modificativo, si propone di modificare la parola operano al terzo punto del considerato che con le parole hanno operato. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
stessi di prima. 11, 12, 13. 13, favorevoli, quindi approvato anche il 5. Passiamo ora all'emendamento numero 6, modificativo, che si propone di modificare le parole sua Costituzione nell'articolo 9, insediamento, con le parole conclusione dell'iter amministrativo avviato con la pubblicazione dell'avviso pubblico. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Come il precedente, approvato anche quindi il numero 6. L'aggiuntivo numero 7 si propone di aggiungere nel terzo capoverso dell'articolo 5, modalità di adesione alle consulte, dopo le parole su modello europeo, le parole da cui si evinca la rappresentatività di specifiche categorie inerenti alla consulta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi anche questo emendamento, il settimo, passa esattamente come il precedente. Siamo arrivati ora alla votazione dell'atto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? C'è dichiarazione di voto, Giannone? Sì. Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle vota favorevolmente a questa delibera, ritenendolo un buon regolamento rispetto al precedente, che probabilmente aveva qualche punto da migliorare, altrimenti non ci saremmo permessi di riscrivere. E riteniamo che tutti i cittadini debbano avere lo stesso privilegio, la stessa forza quando parlano con le istituzioni, a prescindere se siano dentro o fuori le consulte. La consulta semmai è un onere per quei cittadini che vogliono invece mettere a disposizione del proprio tempo per poter migliorare e poter dare un proprio supporto all'amministrazione nel miglioramento della condizione del proprio territorio. Grazie. Sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Toti? Io penso che non sia soltanto onore ma anche un onore rappresentare i cittadini nelle consulte. Voglio dire, io ribadisco sempre la centralità della partecipazione e del decentramento. I suggerimenti che chiaramente i cittadini possono fare nelle sedi delle consulte che noi oggi andiamo ad approvare, suggerimenti e proposte che io penso che siano essenziali. Poi il fatto che queste consulte diventino momento di dibattito, di partecipazione, di coinvolgimento forte dei nostri cittadini è uno sforzo che noi, come ho detto, dobbiamo fare. E dobbiamo anche esaminare, ed è importante, le cause per cui non hanno funzionato le consulte che sono state istituite nel 2014, perciò questo sforzo di partecipazione deve essere suffragato dall'istituzione, che deve essere volano proprio di sviluppo del discorso partecipativo nel nostro municipio. C'erano state preoccupazioni da parte mia rispetto al fatto che si poteva riportare almeno le consulte che c'erano state precedentemente, magari studiando le motivazioni per cui queste non avevano funzionato e magari andare a modifiche rispetto a questo. Però voglio dire, anche rispetto alle attività produttive, io penso che siano centrali, importanti il coinvolgimento di tutte le piccole e medie imprese del nostro territorio, indipendentemente poi dalla partecipazione dei cittadini e dei commercianti singoli. Importante pure che ci siano i singoli cittadini che fanno parte della consulta, necessario, indispensabile, ma anche io penso le associazioni possono dare il loro contributo come l'hanno sempre dato a livello nazionale, l'ho detto, le 5 grandi organizzazioni sindacali dei commercianti e di artigiani. Cioè, rispetto a questo, anche se condividiamo il regolamento così come è stato fatto, anche se sul vice coordinatore
ci siamo astenuti, voglio dire, proprio perché non è stato dato spazio alle altre consulte, noi ci asteniamo. Sì, grazie Presidente. Fratelli d'Italia si astiene, in quanto nell'intervento precedente che ho fatto mette in risalto ovviamente che tutto è utile, no, ma niente è indispensabile, quindi se possiamo comunque dare un contributo lo si deve dare e si deve mettere in evidenza quelli che sono gli argomenti da portare da lavoro, diciamo, in un territorio come l'istituzione municipale. Preferisco lavorare nella struttura, preferisco rinforzare la struttura, preferisco avere maggiore azione di lavoro, di competenza, per poi utilizzare questi strumenti che sono comunque di aiuto. Nel prevedere questo e nel posizionare questo mio pensiero, suggerisco che se deve essere appunto un discorso di consulta e si va in questa direzione, anche le attività produttive e i giovani dovranno avere il loro riferimento. Quindi, fermo restando che attiverei meglio e lavorerei molto sulla struttura municipale e decentramento, ma nel portare avanti questo discorso includerei anche due settori importanti come i giovani e anche le attività produttive. Grazie. Mi sembra sì, consigliere Ciancio. Naturalmente, grazie. Volevo ricordare e esprimere questa nostra posizione di voto. Naturalmente, come avete già visto, noi continuiamo a non votare perché attendiamo dalla maggioranza un adattamento alle regole e quindi notiamo che si segue proprio quel filone di cambiare le regole, altrimenti la giunta esecutiva del nostro municipio avrebbe garantito la parità di genere, quindi è importante per voi il regolamento, ma sarebbe proprio il caso che si osservasse il regolamento vigente. Dico questo perché ci accingiamo a votare, a prescindere dall'emendamento accolto preventivamente e dal subemendamento proposto dagli uffici in merito al vicepresidente, che sono, come dire, piccolezze rispetto a formulare un nuovo regolamento, perché noi abbiamo delle linee programmatiche diverse. Io non la intendo così la politica. Noi ci asteniamo, non votiamo perché da molti mesi, rispetto a cambi di regolamenti unidirezionali e discutibili, non siamo assolutamente d'accordo. Vorremmo che si ripristinassero le regole, ma guardando alle regole che esistono in primis, altrimenti diventa un percorso individuale, facile direi, perché nella passata consigliatura si parla che non ha funzionato la consulta della disabilità, lo vorrei rimarcare, forse è poco, però a volte basta anche un'iniziativa piccola per dire che abbiamo fatto una grande cosa. L'iniziativa, la consulta sulla disabilità, c'era ed ha fatto molto. Magari l'uso dei terminali lo facciamo a casa, così evitiamo di fare... Cioè, oppure uno si tiene davanti senza fare scambi. Ma se parlano prima hanno richiamo al 52. Adesso basta. Consigliere Candigliota, per favore, basta. Consigliere Principato, basta. Consigliere Ciancio, basta. Basta tutti, perché questa discussione è inutile. No, non c'ho. Allora, quando uno parla... Io non c'ho regolare. Consigliere Ciancio, ce la facciamo un attimo a stare zitti? Consigliere Principato, a stare zitti tutti, ce la possiamo fare?
Sì, io credo che tutti quanti dovremmo un attimino fare un passo indietro. Faccio notare che sempre, sempre si parla, mi è sempre stato detto, mentre uno fa un intervento non è detto che gli altri debbano ascoltare. Quello che gli altri non devono fare è parlare e non far ascoltare gli interventi. Ce la facciamo, Principato? Faccio la foto, ha detto. Volevo dire, allora... Si può ascoltare o non ascoltare, il tono della voce deve rimanere basso, si può anche non essere interessati se certo. Si vuole, come mi ha sempre detto l'ufficio consiglio, ma il tono della voce deve essere basso, l'intervento deve essere udito, quindi manteniamo per favore la calma e vada avanti consigliere Ciancio. Non dico nulla di stravolgente, ripetendo che non ho usato nessun auricolare per comunicare con nessuno, né nell'aula né fuori. Solamente se c'è stata qualche battuta immediatamente retribuita, come si dice, rimaniamo in tema dal consigliere richiamando l'articolo 52. Rimaniamo in tema, stiamo andando veramente oltre, possiamo rimanere bene, in attendiamo tema. Quindi una maggiore attenzione al fatto di nascondersi e celarsi dietro i cambiamenti di regolamenti. È vero, volete cambiare, non è neppure passato ancora il regolamento in Campidoglio rispetto alla parità di genere. Allora cambiamoli realmente i regolamenti senza fare della fuffa, perché di questo si tratta, di fuffa. Perché tutte queste carte, questo regolamento e queste discussioni si porteranno saggiamente in una conclusione corretta di proiezione futura per una consulta valida rispetto ai 6 argomenti che tratta la delibera generale. Credo che il tempo va sia bene. Finito. Diversamente, noi... Non votiamo e non voteremo se i regolamenti poi non vengono osservati. Grazie. E in primo ritengo che sia il Movimento 5 Stelle a dover rispettare i regolamenti vigenti. Non lo fa dopo, quando ci si accorge di aver sbagliato. Lo fa prima. Grazie. Commenti, vorrei invece andare avanti con il voto. Quindi favorevoli alla delibera. Contrari, astenuti, la finiamo per favore, la finiamo, devo sospendere il consiglio, devo sospendere il consiglio. Mi scusi, se mi attaccano, non scusa. C'è bisogno. Sto interrompendo il consiglio, allora, contrari. Astenuti. Benissimo, quindi viene approvato con 11 voti favorevoli e poi procediamo anche all'immediata eseguibilità. Vorrei votare anche quella, visto che si tratta di delibera. Immediata eseguibilità, favorevoli. Contrari. Astenuti. È concessa. Non hanno partecipato al voto i consiglieri del gruppo PD. Allora, passiamo al punto successivo. Si tratta della proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Giachetti, Baglio, Tempesta, Celli, Palumbo, Pelonzi e Piccolo, nuovo regolamento dei centri sociali anziani di Roma. Lascio la parola a un relatore, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. In qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali, illustro io la proposta di deliberazione semplicemente comunicando che è già avvenuta una discussione, un'espressione parere in data 21 luglio all'interno della commissione che presiedo alla presenza degli uffici dell'area socio-educativa e in quell'occasione la maggioranza dei membri commissari non ha espresso parere. La proposta di delibera arriva con allegati dei pareri. Il parere del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute
che recita quanto segue. In riferimento alla proposta di deliberazione di cui è all'oggetto, si ritiene di poter esprimere per quanto di competenza parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 267/2002, condizionata all'adozione di opportuni atti emendativi volti a risolvere nella successiva trattazione dell'atto le criticità evidenziate nell'allegata relazione tecnica degli uffici trasmessa dal direttore della direzione servizi alla persona e integrazione sociosanitaria del dipartimento con nota QE/49011 del 14 giugno 2017. In merito ai punti rappresentati in tale relazione si evidenzia come il primo di questi, relativo alla competenza circa la ratifica dell'istituzione dei centri anziani, debba essere inteso come raccomandazione di opportunità, mentre i rimanenti concernano più propriamente la regolarità tecnica della proposta. Proseguo con la lettura della relazione tecnica appena citata. Oggetto proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Giachetti, Baio, Tempesta, Celli, Palumbo, Pelonzi e Piccolo, nuovo regolamento dei centri sociali anziani di Roma, protocollo RC 17155/2017. La proposta presentata indicata in oggetto dovrebbe avere le seguenti migliorie sul piano tecnico. In riferimento all'articolo 3 si evidenzia che l'istituzione dei centri anziani non deve essere ratificata dalla giunta capitolina, procedura superflua e contraria al decentramento amministrativo. Manca chiarezza sulla dizione Roma, la quale deve provvedere altresì alla stipula della polizza assicurativa per la copertura di danni cagionati a persone e a cose che avvengono all'interno delle strutture di Roma. Manca la copertura assicurativa sulle attività interne ed esterne dei centri. In riferimento all'articolo 4 si precisa che i centri anziani sono un servizio di secondo livello, pertanto il dovere del municipio e del Dipartimento Patrimonio di fornire i locali necessari anche attraverso l'istituto della locazione in mancanza di strutture comunali potrà essere realizzato altresì solo nei limiti della disponibilità di bilancio. In riferimento all'articolo 25 si evidenzia che il presidente non può essere rappresentante legale del centro anziani, in quanto è un servizio senza personalità giuridica. In riferimento all'articolo 30 per la gestione economica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal regolamento del servizio di economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale, delibera di giunta capitolina numero 210/2012. Firmato ufficio dipartimentale con coordinamento cittadini centri sociali anziani, responsabile dottoressa Alessandra Casagrande, 14 giugno 2017. L'ulteriore parere allegato è quello della Ragioneria Generale, con data 16 giugno 2017, riferimento alla proposta protocollo RC 17155 del 7 giugno 2017 di cui all'oggetto, si rileva che la proposta medesima non ha rilevanza contabile. Grazie. Sì, altri interventi? Ci sono altri interventi? Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Come già affermato in commissione, io devo ribadire che il parere del Dipartimento è favorevole. Favorevole, l'ha letto il consigliere che mi ha preceduto. Le motivazioni e gli articoli sono ben illustrati nella relazione tecnica. Quando all'articolo 3 manca la chiarezza sulla dizione Roma. Io volevo innanzitutto, scusate, ho dimenticato. In questo caso lo sapete, lo sa la maggioranza, lo sanno le opposizioni, che in questo momento c'è veramente necessità di varare comunque un regolamento. Le commissioni capitoline stanno lavorando per trovare una soluzione condivisa rispetto a un problema che si evidenzia un po' in ogni municipio. Nel nostro municipio assistiamo una settimana no e una settimana sì a delle spiacevoli contraddizioni tra il comitato di garanzia, il presidente dei centri anziani, alcuni locali che si chiudono, altri che si aprono, quindi la necessità di avere chiarezza è fondamentale ed è
acquisita, penso, sia da parte della maggioranza sia dalla parte dell'opposizione. Quindi ritengo che questa è stata una base di lavoro forte rispetto ai problemi che ci stanno. Come dicevo, l'articolo 3, quando pone il primo quesito, dizione Roma, Roma uguale Dipartimento Politiche Sociali, non può essere inteso né come municipio né come un'altra istituzione. Di per sé anche lasciare Roma non va a contraddire, ma visto che quando si fa una relazione tecnica e la fa il Dipartimento, diventano acquisiti agli atti gli emendamenti proposti, diciamo che questo regolamento può far suo questa proposta di scheda tecnica allegata. Andiamo all'altro articolo, articolo 4. Articolo 4, per quanto riguarda il bilancio, già lo è. Non può essere che nei limiti del bilancio e della disponibilità, non è che si può andare fuori dai parametri di quello che viene deliberato in bilancio. Riferimento all'articolo 25, personalità giuridica, non rappresenta il Presidente una personalità giuridica, bene, acquisito. Noi quando guardiamo i regolamenti siamo in grado di valutare complessivamente se c'è, come dire, da cambiare l'impianto strutturale, ben altro. Qui i nodi che sono venuti fuori in Commissione li avete visti, finalmente si fa chiarezza all'associazione interna che doveva guidare i processi di spesa del centro anziani, quindi l'iscrizione da parte di ogni anziano all'associazione interna che poi predisponeva. No, queste incongruenze sono state superate attraverso gli articoli che abbiamo visto in commissione. Io ne sono rimasto pienamente soddisfatto. L'articolo 30, per la gestione economica si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel regolamento dei servizi di economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale, delibera di giunta. Certo, verrà osservata questa. Non è che questo pone dei problemi. Cioè, le delibere sono superiori e quindi è ovvio, questa diventerà esecutiva nella parte di applicazione del regolamento. Non è che dice questo regolamento non va bene, no, dice il direttore del Dipartimento ha segnalato queste incongruenze, però formula complessivamente un parere favorevole. Ve lo rileggo: per quanto di competenza si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del TUIL, condizionata all'adozione di opportuni atti emendativi volti a risolvere il problema. Alcuni che sono quattro. Sentirmi, io ho notato che in commissione una parte, è ovvio, non ha espresso voto perché immagino compiutamente abbia rilevato la bontà di questo regolamento, ma fermarlo tout court perché a fase alterna una volta si ascolta il Dipartimento, una volta no, mi sembra alquanto scoordinato. Mi sono sottolineato dopo l'accurata lettura che il Presidente ha dato del regolamento, io ho ricontrollato un po' tutti i titoli, anche il confronto con il vecchio regolamento, giustamente cassare il rappresentante del centro anziani che non ha la figura di legale rappresentante, giustamente, il riparto dei fondi, perbacco. Quello che si propone all'articolo 30 è proprio quello che il decentramento amministrativo vorrebbe, che i municipi decidessero come spendere i pochi soldi che arrivano. Io vorrei che ci ragionaste un po' su questo aspetto di questo articolo, dove gli impegni vengono decisi dal municipio facendo una ripartizione equa tra ogni centro anziani e del numero di anziani che ogni centro ha. Sono pochi spiccioli, però questo è un articolo che secondo me è giusto. E l'articolo 30
il direttore del dipartimento chiede che vengano ripartiti con una delibera capitolina, il regolamento chiede che vengano ripartite con un atto del municipio. Questo è l'incongruenza. Scusate, cosa ci avevano dato? Ci avevano dato chiarezza che il municipio ha prontezza e contezza di conteggiare quanti sono gli anziani di Villa Lazzaroni rispetto agli anziani di Morena e assegnare risorse adeguate rispetto al numero degli anziani. Questo è l'unico aspetto che ho notato, che io ritengo giusto. Se la maggioranza ha deciso che questo regolamento deve essere rispedito al mittente solo perché è targato PD, naturalmente noi non possiamo far altro che prenderne atto. Però onestamente vi devo dire che mi diventa molto difficile pensare che un lavoro così fatto debba essere rispedito al mittente. Grazie. Altri interventi? Lei ha possibilità di parlare solamente alla fine della discussione come primo relatore, quindi se ci sono altre persone, altrimenti la discussione poi si chiude se c'è l'intervento del consigliere principato, quindi vorrei ricordarlo. Ci sono altri interventi? Consigliere Toti. Io penso che una discussione così importante che dovrebbe coinvolgere il 30% della nostra popolazione municipale, ma una percentuale notevolissima, io penso sia intorno al 30% anche a livello cittadino, debba svilupparsi soprattutto all'interno dei centri anziani. Non mi sembra che questa delibera abbia avuto il conforto della discussione, del confronto all'interno dei centri. Io ho sentito le varie realtà municipali e anche cittadine rispetto al coordinamento dei centri sociali anziani di Roma e del nostro municipio. Non c'è stata, a parte che una delibera che già era stata presentata nella consigliatura precedente e stranamente si è bloccata questa, non so perché poi, perché voglio dire, è stata presentata dalla maggioranza che governava il Comune di Roma, il Roma Capitale in precedenza, e poi non ha preso il volo e non è stata approvata, come ho detto. E adesso viene riproposta quasi tale quale, se non tale quale, e rispetto a questo ci può essere il parere favorevole del Dipartimento, ma c'è senz'altro la contrarietà del coordinatore cittadino che oggi stamattina io ho sentito dei centri sociali anziani di Roma e anche del coordinatore municipale Addari Aureli. Rispetto a questo perché? Perché loro dicono che non sono stati messi al centro alcuni punti. C'è la nuova legge del sociale che è stata approvata da pochissimo e che praticamente non, di cui non si tiene conto, è chiaro, non si poteva tenerne conto perché è una vecchia delibera riproposta tale quale. C'è il discorso dei centri che devono essere aperti ai cittadini, devono essere un momento di dibattito, di confronto rispetto a quello, a tutto quello di interessante che si svolge nel nostro municipio e nei municipi romani. Perciò ecco questo momento di incontro anche tra generazioni, che io penso sia importante farlo all'interno dei centri. Poi anche la revisione dei rapporti tra municipio e centri. E poi in ultimo pure un riconoscimento che finora non c'è stato del ruolo dei coordinatori municipali, cioè il regolamento passato parlava di alcune cose che dovevano essere dati ai coordinatori, che però voglio dire non siamo stati in grado di assicurare. Ed è invece una figura centrale quella del coordinatore romano dei CSA come del coordinatore municipale, perché devono essere in grado e devono avere le possibilità
di essere punto di riferimento e essere portavoci nel nostro municipio di quelle che sono le esigenze e tante volte anche le sofferenze in cui vivono gli anziani nei nostri centri. Devo dire comunque al Presidente della Commissione che il coordinatore del CSA del nostro municipio, del settimo municipio, Pietro Aureli, mi ha detto, ma io non sono stato convocato, io ho detto ma guarda, io non vorrei che siano stati convocati i centri anziani e non il coordinatore. Lui stamattina mi ha detto questo, che non era stato convocato, ho detto a me dispiace. Comunque lo farò presente in sede di consiglio, poi mi risponderà rispetto a questo, a me mi ha detto così. Perciò rispetto a una delibera che, come ho detto, è stata già presentata nella passata consigliatura comunale capitolina e riproposta oggi, fortemente carente e che ha un parere favorevole con osservazioni da parte, ma comunque vede contrari il coordinamento cittadino e quello municipale, io non posso far altro che votare contro. Ci sono altri interventi? Se non ci sono, lascio la parola al consigliere principato per la chiusura e poi passiamo alle dichiarazioni di voto. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, vorrei confermare al consigliere che mi ha preceduto prima che la convocazione della Commissione 4 Politiche Sociali del 21 luglio di questo municipio aveva al suo interno un invito sia per il coordinamento municipale CSA, quindi non solo il Presidente del coordinamento ma tutti i membri del coordinamento municipale, e sia il collegio di garanzia. Hanno partecipato esclusivamente gli uffici sociali, quindi io ho richiesto che venissero invitati sia il coordinamento che il collegio di garanzia, entrambi. Entrando nel merito della proposta, relativamente anche un po' agli interventi che mi hanno preceduto, allora ho sentito una dichiarazione del tipo finalmente si fa chiarezza, come se fosse la novità dell'anno 2017, invece come ha spiegato molto semplicemente anche il consigliere che mi ha preceduto, questa è una proposta del PD del 2015. Quindi non è nulla assolutamente di nuovo, ma i testi sono quasi esattamente, credo al netto delle premesse, sovrapponibili, un copia e incolla. Per quanto riguarda le opinioni, permettetemi, sono opinabili, quindi ognuno può avere la sua, ma dire secondo me è giusto, senza un riferimento logico, normativo, rimane un'opinione personale. Parliamo di fatti, parliamo di norme regolamentari e quindi bisogna fare dei riferimenti specifici. Per quanto ci è stato detto relativamente al fatto di non votare favorevolmente una proposta solo perché proviene da un consigliere del PD, i fatti dimostrano il contrario, ribadiamo sempre comunque la nostra linea, votiamo nel merito. E adesso entriamo nel merito e vi spiegheremo perché questo gruppo voterà contrario. Allora, come dicevo, il regolamento è già stato proposto nel 2015 e tra l'altro questa proposta, sottoposta anche in passato ai coordinatori dei centri sociali anziani, ha ottenuto dei riscontri in maggioranza negativi. Perché questa proposta presenta delle grandi incongruenze. Persiste ad esempio la dualità tra CSA e associazioni, viste ancora come due entità separate, ma senza una vera chiarezza dei ruoli. Manca uno snellimento delle procedure gestionali affidate ai comitati di gestione. Mancano dei criteri sulla scelta del presidente del centro. Requisiti fondamentali devono essere, ad esempio, la conoscenza dei principi informatici, gestionali e legali. Perché, a prescindere,
a prescindere dai dibattiti e dagli scontri personali tra i vari iscritti ai centri sociali anziani, si tratta proprio di problematiche relative alla gestione del centro, cioè una persona a cui viene affidata un centro sociale anziani deve avere in sé la possibilità, la conoscenza, le capacità di gestire anche per la sua parte amministrativamente quel servizio sociale, perché è un servizio sociale. Manca un riferimento all'informatizzazione dei rapporti fra i centri e l'amministrazione. Entrando nel dettaglio, articolo 1, principi generali, è vietato il pagamento sotto qualsiasi forma per i servizi erogati del centro. È una frase non contestualizzata e troppo generica. Qual è la differenza tra l'iscrizione gratuita al solo centro e quella onerosa all'associazione? Quali sono nel dettaglio i servizi che devono essere erogati gratuitamente? Articolo 3, istituzione dei centri anziani. L'istituzione deliberata dai consigli dei municipi sulla base del programma cittadino, tenuto conto delle istanze e esigenze del territorio e dei cittadini anziani del medesimo, deve essere ratificata dalla giunta capitolina. Roma deve provvedere altresì a favore dei centri sociali anziani della stipula di una polizza assicurativa per la copertura di danni cagionati a persone e a cose che avvengono all'interno delle strutture di Roma. Il dipartimento è stato chiarissimo su questo. L'istituzione non deve essere ratificata dalla giunta capitolina, è una procedura superflua e contraria al decentramento amministrativo. Manca chiarezza sulla dizione Roma. Che significa Roma? Roma capitale, il municipio, l'amministrazione municipale. Non c'è chiarezza nemmeno su questo. La quale deve provvedere altresì alla stipula della polizza assicurativa per la copertura di danni cagionati a persone e a cose che avvengono all'interno delle strutture di Roma. Manca la copertura assicurativa sulle attività interne ed esterne dei centri di base. Articolo 4, individuazione e allestimento delle sedi. Tutti avete a disponibilità copia del regolamento, quindi andare a rileggere articolo per articolo ripetendo il testo non avrei neppure il tempo necessario per farlo, ma credo sia inutile. Vi lascio il titolo, individuazione e allestimento delle sedi, e vi offro le considerazioni. Dipartimento precisa che i centri anziani sono un servizio di secondo livello. Pertanto il dovere del municipio e del Dipartimento Patrimonio di fornire i locali necessari anche attraverso l'istituto della locazione in mancanza di strutture comunali potrà essere realizzata altresì solo nei limiti della disponibilità di bilancio matematico. Considerazioni: è necessario chiarire quale sia la normativa di riferimento per determinare la capienza. Articolo 5, attività complementari, si parla di osservatorio. Dovrà, tra le altre cose, inoltre svolgere controllo periodico sulle rendicontazioni contabili e sul rispetto delle convenzioni e sulle attività svolte. Bla bla bla. Riferimenti precisi, parliamo di documentazione contabile. Cosa, come, quando, in che modo devono essere effettuate queste verifiche? Articolo 16, compiti dell'Assemblea. Non è specificato se i bilanci cui si fa riferimento siano relativi anche all'associazione. C'è un dualismo, va specificato, bisogna fare dei riferimenti precisi. Articolo 18, candidatura al comitato di gestione. Questo lo leggo perché è brevissimo. Non possono candidarsi, pena la decadenza immediata alla carica, tutti quei cittadini anziani con carichi penali pendenti. In che modo? Con quali strumenti è possibile venire a conoscenza dei carichi penali pendenti? Un'autocertificazione? Ad esempio, come abbiamo previsto noi all'interno della delibera delle consulte. Abbiamo previsto fra i requisiti l'assenza di carichi pendenti dichiarati anche tramite autocertificazione. Qui non c'è nulla, nessuna indicazione in merito. Compiti del comitato di gestione, articolo 22. A parte che non si parla più di UOSEX, ma si parla di area socio-educativa, ma anche qui non si chiarisce se i programmi siano relativi solo al comitato di gestione del centro sociale anziani o anche all'associazione. Articolo 25, vado verso la conclusione, il presidente. Il dipartimento evidenzia che il presidente non può essere rappresentante legale del centro anziani in quanto è un servizio senza personalità giuridica. Chiarissimo. Il presidente, non essendo rappresentante legale, dovrebbe avere una sorta di tutela per le sue funzioni. Non è specificato anche in questo caso se i bilanci sono relativi anche all'associazione o fanno riferimento solo al comitato di gestione del centro anziani. Articolo 30, criteri di riparto dei fondi. L'Assemblea capitolina, nell'ambito del bilancio preventivo, stanzia un apposito fondo per la gestione dei centri sociali anziani, scorporando detto fondo da quello più complessivo dei servizi sociali. Per la gestione economica si deve fare riferimento a quanto previsto dal regolamento del servizio di economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale,
delibera giunta capitolina 210/2012, lo dice il Dipartimento. Articolo 32, concludo, personale dell'amministrazione comunale. Per la gestione economica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal regolamento del servizio di economato. Ma anche qui, come al solito, non è specificato che il riferimento è valido solo per la gestione economica comunale e non delle associazioni. Per concludere, come facciamo a votare un regolamento così lacunoso? Non si tratta della proposta di piccoli emendamenti che vadano a modificare un testo che nel complesso è accettabile, perché risponde alla normativa e alle esigenze dei centri sociali anziani. È sbagliato l'impianto, è assolutamente sbagliato l'impianto, in termini di bilancio, dualismo tra associazione e comitato di gestione, ne ho elencati infiniti. Quindi io non posso prendermi la responsabilità di votare una roba del genere. Un documento, tra l'altro, vecchio di 2 anni. Diamine, in 2 anni non avete sentito i centri sociali anziani, non avete sentito i coordinatori municipali, non avete nemmeno riletto il testo. L'avete semplicemente copia e incollato modificando le premesse. Che studio avete fatto su questo documento? Ve lo dico io, nessuno. E il risultato è, e non può essere altro, che una bocciatura da parte nostra. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? No, perché questo era l'ultimo che avevo lasciato riservato al relatore, e ci sarebbero le dichiarazioni di voto, ma io vorrei fare una proposta. Vi ricordo che questo è un atto che è passato in commissione con astensione, quindi va scritto qualcosa entro l'atto. Mi sembra di capire, se volete procediamo a votazione come al solito, ma mi sembra di capire che la maggioranza si stia esprimendo per una bocciatura, quindi se vogliamo abbreviare i termini scriviamo direttamente parere contrario e votiamo l'atto, perché sembra veramente inutile. Sì, quindi possiamo scrivere subito, me l'hanno chiesto come procedura per accelerare. Parere contrario all'atto, e adesso votiamo l'atto con parere contrario. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, sì. Quindi adesso l'atto contiene la dicitura parere contrario, ok? Ci sono dichiarazioni di voto su quest'atto con parere contrario? Consigliere Giuliano? Allora, che devo dire? Cioè, dopo, cioè, cari colleghi, io avrei supportato, ma questi sparano sulla croce rossa, su sta roba, quindi diciamo che avrei fatto un ragionamento più equilibrato, perché c'è sempre qualcosa di buono da tutte le parti, però, e non voglio fare il democristiano, per l'amor di Dio, voglio sempre prendere quello che, non lo sono democristiano, quindi voglio sempre prendere quello che può essere positivo, però devo dire che veramente, insomma, l'intervento è stato talmente capillare che anche se uno non fosse stato presente nella commissione, deve prendere atto che ci sono una serie di cose che andavano viste in maniera diversa. La cosa strana, e quindi ci ricolleghiamo, no? Io prima ho fatto l'intervento, oggi si parla dei regolamenti, cioè noi, la nostra prima preoccupazione è sistemare i regolamenti. Mi viene un po' da ridere, però sembra che questa è l'attività che noi stiamo cercando, insomma, in questo periodo dove ce ne sono altre motivazioni e problemi ben più diciamo gravi, però noi ci troviamo a ragionare sui regolamenti, va bene, e quindi se ci troviamo a ragionare sui regolamenti e soprattutto sul regolamento dei centri anziani, non capisco come fino ad oggi questo regolamento possa essere andato così bene e oggi invece trova una serie di diciamo di criticità che qualcuna me sono assegnate, pensavo che erano poche, e invece poi siamo arrivati a 18, 24, insomma, vabbè. Io non sto in questa commissione, quindi volevo essere un pochettino più equilibrato, ma a questo punto non me la prendo la responsabilità politica più che altro di Fratelli d'Italia di dover supportare qualcosa che anche agli occhi, come ha detto il collega Todi, insomma, anche agli occhi di chi usufruisce di questi centri, insomma, non si trova d'accordo, quindi dal coordinatore a scendere. Però mi permetto di dire, visto che si è toccato l'argomento, che
tra la teoria e la pratica io preferisco la pratica, per cui non mi appassionano i regolamenti nel senso lato. Mi appassiona il fatto che ancora, per esempio, sul nostro territorio mancano 3-4 centri sociali anziani da istituire. Ci provò nella scorsa consigliatura il PD, erano stati messi insomma in itinere, però poi... Consigliere Giuliano, sta scadendo il tempo, anzi è scaduto, ricordo che è una dichiarazione di voto, 3 minuti. Ah, m'ero un attimino... Non lo so, è infervorato. Sì. Quindi che cosa devo dire? Abbiamo ancora 3 atti da votare. Che cosa devo dire, Presidente, se sono d'accordo? Allora, nell'essere succinto, quindi dicevo che preoccupiamoci, caro Presidente, di capire se si possono mettere in piedi questi 3-4 centri anziani che mancano un po' nei nostri quadranti, tra cui Gregna, tra cui Statuario, eccetera, se si trovano appunto le strutture idonee. E niente, quindi anch'io mi trovo ad essere contrario, ma non perché comunque sia a prescindere, ma perché mi rendo conto che le cose da poter mettere a fuoco sono tante e quindi penso che debba essere ripresentato successivamente un qualcosa che possa essere migliorativa. Quindi Fratelli d'Italia è contraria al parere contrario del contrariamento, come devo dire? Sì, perché l'avete aggiunto adesso, quindi io non sono d'accordo su sto parere, quindi farei il parere contrario. Eh sì, perché cambiamo le cose all'ultimo. Non si cambiano le cose all'ultimo, uno studia prima e poi... Quindi sono favorevole al parere contrario. Favorevole al parere contrario. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto, scusate. Consigliere Giuliano, sempre mi strappo un sorriso, sempre. Allora, consigliere Toti. Io già mi sono espresso nell'intervento che ho fatto in precedenza sul parere contrario. Diciamo che io mi auguro che questa maggioranza riesca a fare un regolamento nuovo e io spero insieme all'opposizione, perché realmente i CSA hanno bisogno di cambiare il regolamento. Io ho detto quelli che erano appunti che sono venuti fuori da un confronto con le varie realtà di coordinamento sia municipale che cittadino, e voglio ribadire che deve essere un dibattito, un confronto, proprio se vogliamo sempre mettere la partecipazione, che deve svilupparsi all'interno del centro, cioè dal basso, non dall'alto che cala in basso, ma un discorso che dal basso sale verso il Campidoglio. Questo io mi auguro e spero che riusciate a favorire questo confronto all'interno dei centri, perché tutti quanti gli iscritti possono dare e devono dare il loro contributo per un regolamento migliore e per inserire quelli che sono proposte che io ho fatto, ma proposte che vengono, e poi il rapporto positivo che dobbiamo avere con i presidenti che rappresentano, perché votati da tutti gli anziani dei centri, e con i coordinatori votati a loro volta dai presidenti dei centri anziani, in modo che si riesca finalmente a fare un regolamento positivo. Perché ecco, voglio ricordare che appena fatto il vecchio regolamento, quello che noi adesso dobbiamo andare a cambiare, già il mese successivo già c'erano polemiche e contrarietà rispetto ai punti, proprio perché non si era riuscito veramente a fare un regolamento equilibrato che rappresentasse veramente le esigenze, le richieste e i problemi degli anziani facenti parte dei CSA. Perciò ribadisco il voto contrario. Allora, prima di andare avanti faccio notare che è scaduto il termine della seduta di oggi, che era previsto per le 18, quindi dobbiamo votare per il prolungamento della seduta. Ricordo che ci sono ancora 3 atti da discutere e da votare, quindi... Io pregherei nella velocità, insomma.
Ditemi voi, l'Aula è d'accordo ad andare avanti? Presidente, posso dire una cosa? Noi siamo d'accordo ad andare avanti, ma se però si dà la dignità a ciascun atto di essere discusso come merita, se dobbiamo andare avanti e fare tutto nel giro di mezz'ora, no, non siamo no, assolutamente. Io quando dico confido nel buon senso di tutti e magari evitiamo i teatrini, quelli ce li possiamo anche evitare, da qualsiasi parte vengano e andiamo al sodo, insomma, mettiamoci i contenuti. Se tutti siete d'accordo, quindi andiamo avanti e prolunghiamo la seduta di oggi dando tutto... Anzi, Presidente, siccome gli atti devono essere discussi per bene, sono le 18, noi maggioranza proporremmo per le ore 20 forse. Presidente, gli atti devono essere discussi bene, noi Fratelli d'Italia propone 19:45. Perché 20? 19:45. Va bene, allora diciamo 19:45, ma cerchiamo di essere concisi con gli interventi, lo chiedo a tutti veramente. Quello che è superfluo eliminiamolo. Allora, andiamo avanti, altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Ciancio. Sì, grazie, solamente per dire che un buon regolamento e qualsiasi regolamento non è mai scaduto se fatto... in modo congruo, quindi non scade perché c'è il tempo, è stato fatto nel tempo. Per ribadire che il PD voterà, darà parere contrario al parere contrario. Per dire che non sappiamo a quale opposizione si riferisce quando si dovrà costruire un regolamento con l'opposizione. Il regolamento vigente è quello della Giunta Alemanno. Il regolamento vigente è quello della Giunta Alemanno. Ragazzi, cioè, fate parlare veramente, dicendo, lo il regolamento a tutti i consiglieri, chiedo per favore. Tre minuti. Allora, quindi, noi ribadiamo il grande sostegno a qualsiasi regolamento che non faccia distinzioni tra le varie opposizioni, perché ci possono essere le opposizioni... sono tutte opposizioni, però c'è chi ne fa unico fagotto. Io ritengo che si possa andare al di sopra per quanto riguarda i regolamenti. Proprio per questo, per quest'atto, ripeto, in cui abbiamo colto a prescindere dal periodo in cui è stato elaborato, perché, ripeto, non scade un regolamento, ci ritroviamo a valorizzare atti formulati secoli fa, ci ritroviamo ad apprezzare il codice di Vitruvio per quanto riguarda le perdite dell'acqua che si verificano oggi e noi stiamo discutendo di regolamento, però ecco, gli atti non scadono mai. Proprio per questo ritengo essenziale formulare a nome del PD questa posizione, che non è sgrammaticata, e la lettura che ha dato il relatore dell'atto ha esagerato, e anche gli uffici che hanno partecipato, di questo ne abbiamo prontezza nei verbali, hanno espresso molta, ma molta disponibilità e piacere nell'aver letto e disposto alcuni articoli. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Possiamo andare al voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, riteniamo importante la gestione di questo servizio ed è per questo che, piuttosto di presentare di corso regolamento, tra l'altro copia incollato, con pareri negativi da parte del territorio, preferiamo approfondire, come già stiamo facendo, con giusta attenzione il tema. Infatti, in maniera condivisa e con un lavoro di squadra, stiamo collaborando con il Comune alla stesura di una nuova proposta di regolamento. Preferiamo fare le cose per bene nei giusti tempi, dando le priorità in base a quelle che sono le esigenze del territorio. Per questo motivo il Movimento 5 Stelle voterà in maniera favorevole al parere
contrario sulla delibera proposta. Grazie. Adesso votiamo, ma vorrei ricordare a coloro che chiedono che non si rida, poi non devono ridere. Presidente, scusi, Presidente, ma gli sta simpatico il consigliere principale? Tre volte che interviene. Ma o sta a fare solo lui il consiglio? Ah, ecco, ok. Consigliere Giuliano. Allora, votazione. Favorevoli al parere contrario. Contrari al parere contrario. Tutti e quattro. Astenuti, neanche uno. Quindi mi sembra di capire che la delibera viene approvata con il parere contrario.